Il suo nome è Giuseppe Donaggio, meglio noto come Pino, e in questa puntata parleremo di lui. Benvenuti tra i solchi di Dimmelo con un disco, benvenuti in un nuovissimo appuntamento che, come vi ho introdotto, sarà tutto quanto dedicato alla musica di un grandissimo compositore, autore italiano, ovvero Pino Donaggio. Attraverso quelli che sono i miei dischi, le cose che ho di Pino Donaggio, che in realtà non sono poche perché a me piace molto, andremo a costruire, come al solito, una playlist incentrata per lo più sulla sua parte di carriera degli anni 60, che è poi quella che contiene i grandi successi commerciali, le canzoni. Come sempre vi riporterò poi i link dei brani dei quali vi farò ascoltare qualche estratto nel box informativo sotto questo video, quindi vi riporterò l'elenco delle canzoni di cui parlo, e i link ufficiali ovviamente del canale, proprio di Pino Donaggio, in modo da poter ascoltare tutta quanta la sua musica e creare come sempre la nostra playlist. Prima di cominciare è d'obbligo il saluto del nostro amico Natalino Otto, mio fido assistente che ascolta tutta quanta la musica insieme a me, e anche oggi ascolterà la puntata dedicata al grande maestro Pino Donaggio. Nasce nel 1941, la musica era già nella sua famiglia perché il padre era un musicista e aveva collaborato anche agli esordi con Sergio Endrigo. Frequenta il conservatorio, studia violino, fino a scoprire poi nel 1959, un po' come tutti quanti i musicisti di quel periodo, il rock and roll. Il suo esordio avviene a Sanremo nel 1961, dove però presenta un brano piuttosto classico, bellissimo, che avrà un grandissimo successo quell'anno, ed è Come Sinfonia. E questo è il primo 45 giri che vi mostro di Pino Donaggio, anche se in questo caso è un EP, perché i brani che vediamo sul disco sono quattro. È un formato che in quel periodo in Italia non andava moltissimo, andava molto all'estero. Ho trovato diversi dischi in questo formato in Spagna o anche in Francia. In questo singolo vi è appunto Come Sinfonia, che è un brano infatti etichettato come slow nel retro copertina, scritto appunto da lui e presentato a Sanremo quell'anno. Insieme a Teddy Leno si classifica sesto al Festival di Sanremo e otterrà, come vi dicevo, un notevole riscontro anche nelle classifiche di vendita. Pensate che alla fine del 1961 sarà l'ottavo disco più venduto dell'anno, rimanendo per diverse settimane anche primo in classifica. Vi voglio leggere, sempre dalle note di copertina dove viene presentato l'autore, un piccolo stralcio proprio dalla presentazione, da quello che è scritto sul disco, perché c'è una parte che mi diverte molto. Parla dell'ultimo Festival di Sanremo, quindi il disco era successivo al Festival. L'ultimo Festival di Sanremo, tra tante illusioni, brutte sorprese e clamorose disfatte, ha avuto il merito di rivelare al grande pubblico il talento di un autore giovanissimo, forse il più giovane della sovrappopolata scena canzonettistica italiana, Pino Donaggio. Anche se la moda impone che gli autori della nuova generazione cantino da sé le proprie creazioni, e all'uopo è stato creato il pessimo neologismo di cantautore. Pensate un po' in che modo era etichettato questo termine nel 61. Donaggio è prima di tutto un compositore e tutti i suoi sforzi migliori sono rivolti a questa direzione. Quindi, la parte che mi divertiva di questo trafiletto era che poneva la differenza tra quello che era il cantautore, termine appunto che era nato proprio in quel periodo, considerato all'inizio degli anni 60, con il boom della scuola genovese, quindi di Gino Paoli, di Umberto Bindi, era stato coniato proprio questo termine, che a quanto pare a chi presentava Donaggio non piaceva. Andiamo avanti verso la fine del trafiletto, che è molto lungo. Dove dice: il presente disco raccoglie quattro significativi pezzi della sua più recente produzione. Si riascolta, accanto a Come Sinfonia, che ormai è diventato un best-seller nazionale, la divertente invenzione del cane di stoffa e due brani del tutto nuovi, Tu sai e Villaggio sul fiume. Il suo trionfo è stato meritato quanto rapidissimo. Ora il giovane Donaggio è in grado di maturare le sue belle qualità e di donare all'esausto filone della canzone italiana moderna un contributo significativo. Vi ho citato altri due brani che sono contenuti infatti nel suo 45 giri,
uscito subito dopo come sinfonia, che si intitola appunto Tu sai e Villaggio sul fiume. Da un lato c'è Tu sai e dall'altro Villaggio sul fiume. Tu sai quante cose vorrei dalla vita, e se voglio, e se voglio, mi è possibile avere tutto ciò che vorrei, ma non ho te. E questi sono altri due pezzi che ho incluso nella, nella playlist, quindi i primi quattro pezzi della playlist sono gli stessi quattro che sono contenuti in questo disco appunto del 61. C'è da citare però, perché è molto importante, parlando sempre di come sinfonia, infatti ve la ricorderò poi nelle bonus track della playlist, la versione eseguita da Mina. Mina prendeva spesso brani dal Festival di Sanremo per farli suoi. Nel 61 in realtà era ancora all'epoca della sua ultima partecipazione. Dall'anno successivo in poi non parteciperà mai più al Festival di Sanremo, ma ogni anno interpreterà qualcosa tra i brani in gara. Quell'anno scelse appunto come sinfonia e divenne anche nella sua versione un grande successo, lo è tutt'oggi. Vi voglio citare però come ultima versione, perché poi forse è quella che io amo particolarmente tra le tante, quella di Connie Francis, grandissima artista che famosissima all'estero, in America, che incideva anche in italiano. Infatti su questo disco, che è proprio del 61, viene riportato sul retro copertina, Connie Francis presenta 12 grandi successi italiani. In realtà è proprio il titolo del disco, e tra le altre vi era appunto anche come sinfonia, in una versione molto molto bella interpretata da lei. Lassù sento gli angeli che cantano per noi, dolcemente, dolcemente, è un canto fatto di felicità. Ancora un grande successo, l'anno successivo, nel 1962, La ragazza col maglione risulterà il 20° disco più venduto di tutto l'anno. Non partecipa al Festival di Sanremo, ma sarà un grande successo. Non ne possiedo il singolo e vi mostro però questa raccolta, uscita negli anni 70 in realtà in una edizione economica della EMI, all'interno della quale c'è anche appunto La ragazza col maglione, e c'è dallo stesso anno, sempre nel 1962, un altro brano molto divertente che mi è sempre piaciuto tanto e quindi vi inserisco nella playlist, che è Archimede Pitagorico. Archimede Pitagorico, amici miei, sa inventare l'impossibile e poi salva sempre i nostri eroi che si mettono nei guai con le formule segrete che conosce solo lui, ma è distratto e si dimentica di farsi pagare ed una lira non ce l'ha. Questo disco, vi dicevo, è un'economica della EMI, si intitola proprio come sinfonia, e se volete qualcosa di Pino Donaggio che fotografi questo periodo, la trovate nei mercatini, perché non è difficile recuperarla. Vi consiglio di prenderla perché contiene molti successi di quelli che vi sto citando e che vi citerò di qui a poco in questa puntata. Con i maglioni ne piace star, i suoi capelli li arrivan qui. Io sono tanto innamorato perché va sempre in giro così. La vita triste non fa per lei, le poesie non legge mai. Le vuole solo sentire un disco e poi scatenarsi a ballare. E passiamo al 1963. Pino Donaggio partecipa ancora una volta al Festival di Sanremo, il suo secondo, e questo sarà molto fortunato per lui perché arriverà fino al terzo posto presentando un brano che avrà anche un notevole riscontro nelle vendite, si chiama Giovane Giovane, e lo presenta in gara insieme a Cocchi Mazzetti. Risulterà terzo al Festival di Sanremo e sarà il 24° disco più venduto di tutto quanto l'anno, quindi come vedete nel 63 il suo successo continuava ad essere importante. E infatti nello stesso anno viene pubblicato anche un secondo singolo, anche questo lo inserisco nella playlist. Molto bella la copertina, dove vediamo Pino Donaggio e vediamo anche Mike Bongiorno. La canzone si intitola Il domani è nostro, e la presenza di Mike Bongiorno non è casuale, perché era la sigla televisiva della rubrica La fiera dei sogni, condotta proprio da Mike Bongiorno.
E questo è un altro pezzo uscito sempre nel 1963. Giovane, 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 hai tutta una vita da vivere ancora. Ridono, 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 ti ridono gli occhi pensando all'amore. Svegliati, 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 milioni di baci aspettano te. Spendili, 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 tutti, tutti con me. Scompare il sole, ma il giorno tornerà. Non aver paura, splenderà. Siamo nel 64, andiamo avanti, un altro festival di Sanremo. Pino Donaggio ha partecipato a quasi tutti i festival degli anni 60. Lo fa questa volta con un brano molto lento, secondo me molto bello e non tanto valutato nella sua carriera. Si intitola Motivo d'amore. È una canzone complicata, se vogliamo, soprattutto se paragonata ai brani tipici del Festival di Sanremo. Ha una struttura molto articolata. Vi consiglio di ascoltarla e per questo l'ho scelta. Si classificò al sesto posto, quindi andò anche abbastanza bene al festival di quell'anno. La presentava in accoppiata con Frankie Avalon e fu anche un discreto successo nelle classifiche del 1964. Però ricorda, ovunque tu andrai, che non dimenticherò la gioia che tu mi hai dato in giorni e giorni vissuti assieme. E ricorda che i nostri profili vagano insieme nel cielo, seguiti da questa musica che li accompagnerà per sempre. La, 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 la. Ma il vero e proprio boom della carriera di Pino Donaggio avviene nel 1965, ancora una volta Festival di Sanremo, dove quest'anno, nel 65, presenta insieme a Jody Miller una canzone che si intitola Io che non vivo senza te. Brano che ottiene un grande successo quell'anno, ovviamente, è rimasto nella storia come uno dei più importanti classici della musica italiana, in generale conosciuto in Italia, conosciuto all'estero, e di qui a poco vi dirò il perché soprattutto. Nel festival del 65 arriva in finale, non vi è la posizione precisa perché quell'anno venivano solo nominati i finalisti e poi il solo vincitore, che fu quell'edizione Bobby Solo, e fu il 13° disco più venduto del 65. Cosa accadde però quell'anno? In gara vi era anche Dusty Springfield, già diva conosciutissima in Gran Bretagna, conosciutissima in tutto il mondo. Partecipava in gara con Di fronte all'amore, canzone che non si classificò neanche per la serata finale. Quando Pino Donaggio stava eseguendo insieme a Jody Miller questa Io che non vivo senza te, Dusty Springfield era nel pubblico, ascoltò il brano e ne rimase particolarmente colpita, pur non capendo in realtà le parole, quindi quello che stava dicendo la canzone. Ne portò con sé la registrazione in Gran Bretagna e ad rivero, dopo diversi mesi, quasi dopo un anno, riuscì ad ottenere l'incisione, o beh, incise il brano in inglese con il testo adattato in inglese, che diventa You Don't Have to Say You Love Me. Da quel momento in poi, nella versione di Dusty Springfield, nella versione della stessa Jody Miller che l'aveva presentata a Sanremo, il brano diventa un successo veramente di dimensioni che vanno ben oltre quello che era la che era l'Italia, che erano le classifiche italiane, fino ad arrivare, pensate, ad essere incisa, tra gli altri, da Cher, Brenda Lee e addirittura da Elvis Presley, che la portò con lo stesso titolo, lo stesso testo, negli Stati Uniti d'America, ovviamente ai primissimi posti in classifica. E pensate che in tutte queste versioni questa canzone è arrivata a vendere 80 milioni di copie. You don't have to say you love me, just be close at hand. You don't have to stay forever, I will understand. Believe me, believe me, believe me. You don't have to love me, but believe me, I'll never tie you down. Forte del successo ottenuto dal suo brano Io che non vivo senza te, nello stesso anno, nel 65, partecipa anche al settimo festival della canzone mediterranea che si teneva in Spagna.
Questo è un 45 giri che ho recuperato proprio in, a Barcellona qualche anno fa, dove Pino Donaggio canta in spagnolo. Infatti è anche indicato sulla copertina, Pino Donaggio canta in spagnolo. E da un lato c'è Se llama Maria, che è la traduzione spagnola di Si chiama Maria, e dall'altro lato, lo stesso lato B di Io che non vivo senza te, è Il mundo de noche, che era Il mondo di notte. E quindi vi ho inserito queste canzoni in spagnolo nella nostra playlist. Sono onesto, ho provato a cercare online come andò in quel festival della canzone mediterranea di quell'anno, ma non sono riuscito a trovare informazioni circa la classifica, piazzamenti. Comunque però il fatto che un artista italiano partecipasse in un festival all'estero vi fa capire il successo che aveva in quel periodo. E in realtà devo dire che la Spagna, ma come anche altri paesi europei e anche gli Stati Uniti d'America, erano molto attenti alla musica italiana, agli artisti italiani. Non sono pochi i casi in cui canzoni italiane e gli stessi interpreti partecipassero anche all'estero in importantissime manifestazioni. Io ora comprendo perché dentro te todo me sonreía, porque aquello, sin dudar, era el amor. Dopo il 65, però, caso vuole che la carriera di Pino Donaggio in realtà andasse un po' a diminuire come successo. Infatti, nonostante altre partecipazioni a manifestazioni come il Festival di Sanremo, la sua presenza nelle classifiche diventò un po' meno importante rispetto alla prima metà degli anni 60. Devo dire che però questa in realtà è una storia che ha accomunato molti cantanti in quel periodo. Dal beat in poi, che esplode in Italia proprio dal 65 al 66, tutto cambia, e quindi tutta la scena che era andata forte nei primi anni 60, nella seconda metà incomincia ad appannarsi. Pochi sono i casi di artisti che si salvano, ma grazie al grande successo, e in molti casi anche grazie alla voglia di reinventarsi. Parecchi invece sono quelli che pian piano andranno a posizionarsi un po' nell'ombra rispetto ai primi anni. Nel 66 Pino Donaggio si presenta ancora una volta al Festival di Sanremo e lo fa ancora una volta con una canzone molto bella che arriva al quarto posto in duetto con Claudio Villa. Si intitola Una casa in cima al mondo. Vi mostro però qui il 45 giri di Mina, in quanto non ho quello originale di Pino Donaggio. Mina, che in quel periodo incideva ancora per la Rifi, e come vi dicevo anche in questo festival nel 66 scelse due canzoni da interpretare, una delle due era proprio quella di Pino Donaggio. Sul lato B c'era Se tu non fossi qui, quindi un bel 45 giri, e anche in questo caso comunque la canzone ottenne un buon piazzamento nelle classifiche, anche se come vi dicevo non come quelle degli anni precedenti. Arriviamo agli ultimi due brani che ho selezionato per questa playlist. La prima canzone Pino Donaggio la presenta al disco per l'estate del 1967, si intitola Un brivido di freddo, e infatti io l'ho trovata in questa raccolta che io amo, perché a me piacciono tantissimo queste compilation, a partire dalle copertine che sono dei veri e propri quadri. Infatti molto spesso mi verrebbe voglia di incorniciarle ed appenderle. E contengono poi tra i brani canzoni in alcuni casi dimenticate, ma comunque molto belle. Una di queste, che in realtà io ho scoperto proprio grazie a questo disco che si intitola Estate e Musica, è appunto Un brivido di freddo, scritta dallo stesso Donaggio, è solo lui l'autore, e come vi dicevo la presentò al disco per l'estate del 67, e in questo caso non entrò in classifica, quindi comunque come vi dicevo cominciarono gli anni in cui cominciò a scomparire anche dalle classifiche. Il brivido di freddo che corre sulla pelle mi fa sentire che io sono proprio
ottenne un grande successo neanche con il disco 45 giri successivo, dal quale ho tratto l'ultimo brano della playlist, che è questo. Vede da un lato Il sole di notte, ancora una volta partecipante al disco per l'estate, dall'altro lato Dove vai quando dormi. La particolarità di questo 45 giri, che mi piace tanto sia sul lato A che sul lato B, anche se in realtà per voi ho scelto il lato B perché è quella che preferisco, Dove vai quando dormi, è che in entrambi i brani Pino Donaggio collabora con Gino Paoli. Nel brano Il sole della notte è scritto proprio da Paoli e Donaggio insieme, mentre Dove vai quando dormi vede la firma, oltre che di Gino Paoli e di Pino Donaggio, anche di Vito Pallavicini. Quindi, come vedete, era un bel gruppo di autori per una canzone, secondo me, da riscoprire, perché merita tanto. Dove vai quando dormi? Dove vai? Dove vai? Cosa fai quando dormi? Cosa fai? Dopo questo periodo degli anni 60 e finito il contratto con la Columbia che l'aveva accompagnato per tutto il decennio, Pino Donaggio provò prima a dedicarsi a musica un po' più impegnata, come avrebbero fatto tanti insieme a lui in quel periodo, per poi andare a scrivere per il cinema. E tantissime sono le colonne sonore che ha fatto dagli anni 70 in poi, non solo per il cinema, ma molto spesso, vi invito a cercarle anche per curiosità, anche per fiction televisive, per film per la TV, quindi anche per produzioni all'apparenza meno impegnate, però comunque presentano delle musiche importanti scritte appunto da Pino. Questa carrellata vi ricordo sempre, ancora una volta, anche se l'ho già fatto in apertura, che trovate i brani che abbiamo ascoltato nel box informativo qui sotto di me sul canale. Se non vi siete ancora iscritti al canale, vi invito a farlo, in modo tale da aiutarmi a far crescere questa community tutta quanta dedicata alla nostra musica preferita. Io vi ricordo che Dimmelo con un disco, oltre ad essere un canale YouTube, è anche una pagina Facebook, un profilo Instagram e un sito ufficiale dimmeloconundisco.it. Come sempre vi do appuntamento alla prossima puntata, sempre tra i solchi di Dimmelo con un disco. Ciao a tutti!